Ciao a tutti, buonasera, sono Gabino90, torna TG Biancorosso, post partita Ancona Reggiana disputata quest'oggi pomeriggio alle 17:30 allo stadio del Conero di Ancona. Che dire, finalmente battiamo una big dopo la passata stagione che non siamo mai riusciti comunque l'anno scorso a battere una squadra forte. Comunque, finalmente quest'anno ci riusciamo e battiamo la capolista reggiana addirittura in vantaggio dopo 8 minuti del primo tempo, ma poi pareggia l'Ancona su rigore, sorpasso ancora una volta grazie alla doppietta di Federico Melchiorri. Partiamo con ordine. Come potete ben vedere, ho messo un titolo goliardico a questo post partita. Godo come un cigno con l'immagine del cigno, che dire, un Melchiorri stratosferico, c'è poco da aggiungere, ma tutta l'Ancona è stata stratosferica quest'oggi, ma soprattutto nelle ultime 8 gare, perché l'imbattibilità della squadra di Gianluca Colavito continua nelle ultime 8, 6 vittorie e 2 pareggi, 20 punti, qualcosa di straordinario. Comunque rimaniamo con i piedi per terra perché la squadra è solida, la squadra è forte, questa Ancona è veramente forte e lo stanno capendo tutti nel nostro girone, quindi chi ci affronterà avrà paura di questa Ancona comunque agguerrita, che non ha paura di nessuno, comunque se la gioca con tutti. Oggi abbiamo sofferto particolarmente nella ripresa, ma si sapeva perché contro la capolista reggiana con giocatori di qualità molto importanti, quindi si sapeva che non era facile, però ce la siamo portati a casa con grinta, cuore e corsa, c'è poco da dire. Comunque partiamo con ordine, andiamo subito alla prima frazione di gioco perché dopo 8 minuti comunque la sblocca la reggiana da calcio d'angolo, da palla inattiva, questo traversone di Cigarini, poi il loro difensore, adesso non mi ricordo il nome, tutto solo, lasciato libero, indisturbato, ha colpito di testa e ha battuto Perucchini. Bisogna anche dire che prima del gol della Reggiana abbiamo avuto un'occasione importante con Federico Moretti, che ha calciato a lato da posizione un po' defilata col sinistro. Peccato perché poteva comunque cambiare le sorti della partita sin da subito. Comunque la squadra non si è disunita, non si è demoralizzata. E a metà primo tempo arriva il pareggio dell'Ancona su calcio di rigore procurato da chi? Da Federico Moretti. C'è poco da dire, ragazzo che è cresciuto tantissimo finalmente. Ragazzo, un calciatore importante per questa Ancona, c'è poco da aggiungere. Non credo che Mister Colavito si privi di un calciatore così sin dai primi. Dagli 11 iniziali, ecco, delle partite, perché Moretti sta dando un contributo importante a questa squadra, si sta vedendo, sono veramente felice per lui, anche come detto nei precedenti video. Calcio di rigore per l'Ancona, dal dischetto si presenta lui, il cigno di Treia, Federico Melchiorri, che non sbaglia, terzo gol in 3 partite per l'ex Perugia, che porta in parità la partita 1-1. Primo tempo, bisogna dire, abbastanza equilibrato comunque. Abbiamo provato anche ad andare sul 2-1 già nei primi 45 minuti, non ci siamo riusciti. Partita equilibrata. Poi nella ripresa a sorpresa, scusate il gioco di parole, poco prima che comunque mi mettessi a registrare questo post partita, per curiosità sono arrivato a rivedere il secondo gol di Melchiorri. Oltre a non essere sicuro dell'assist, io avevo visto Gatto o Prezioso, uno dei due, invece era Pierluigi Simonetti che ha dato un pallone incredibile, un filtrante bellissimo a Melchiorri, ma soprattutto sono andato a vedere a che secondi era, perché io pensavo che era un minuto, invece non era neanche un minuto, erano addirittura, se andate a rivedere bene, dopo 16 secondi l'Ancona era già in vantaggio di 2-1, 45esimo e 16 secondi, incredibile, penso uno dei gol più rapidi. E Melchiorri a tu per tu con l'estremo difensore Granata non ha sbagliato, ha fatto questo lob sotto porta meraviglioso, sotto la curva nord, e ha portato in vantaggio l'Ancona, la nostra
bene amata, vantaggio che è arrivato prestissimo, prestissimo. La Reggiana ha subito il colpo, bisogna dire la verità, nei primi 15 minuti della ripresa, ha subito parecchio psicologicamente il gol di Melchiorri a freddo. Dopo 16 secondi, abbiamo avuto qualche occasione per andare addirittura sul 3-1, è stato bravo il loro portiere in una circostanza, poi in un contropiede con Federico Moretti e i due esterni non sono riusciti comunque a concludere al meglio l'azione. Peccato perché era un 3 contro 2, potevamo sfruttare meglio, ecco, questa occasione. Poi la squadra un po' è anche calata fisicamente. E naturalmente poi lì è subentrata anche un po', abbiamo temuto un po' la Reggiana, ecco, però siamo stati bravi, la squadra è stata brava a reggere l'urto perché gli ultimi 20 minuti di partita è stata veramente una sofferenza, la Reggiana ha attaccato tantissimo, bisogna dire che Perucchini, come al solito, come nelle ultime partite, ci ha fatto delle parate incredibili poi su quel tiro ravvicinato di un loro giocatore sul primo palo, bellissima la parata di Perucchini, poi anche alla fine quando è uscito sul loro attaccante, un attimo ha rischiato anche di fare fallo perché pensavo che lo saltasse, invece è stato bravo ad anticiparlo, poi andarsi a riprendere la palla. Grazie, grande, grande Perucchini comunque che ha salvato il risultato negli ultimi minuti, ma grazie anche a questa squadra perché sta dando tutto, si vede, sta dando l'anima. In ogni zona del campo è unita, è compatta e è una squadra, come dicevo poc'anzi, veramente, veramente, veramente forte. Quindi stiamo andando molto bene, oltre ogni aspettativa, grazie anche a questi di Basso, di Melchiorri, di Camigliano, che anche quest'ultimo, ha fatto una prestazione super quest'oggi insieme a De Santis. Non era facile sostituire Mondonico, ma Camigliano lo conosciamo tutti, ragazzo di esperienza, professionista. Serio, quindi ha fatto una bella prestazione, ma tutto sommato tutta la squadra ha fatto una bella partita. A centrocampo le due dighe, prezioso e Simonetti, qualcosa di straordinario, prezioso in netta crescita rispetto alle prime partite del girone d'andata. Un giocatore che non puoi fare a meno né di Prezioso né di Simonetti in questo centrocampo. Ma attenzione perché è in crescita anche Emanuele Gatto, perché oggi primo tempo, poi anche i primi 15 minuti della ripresa, centrocampo era dell'Ancona, Emanuele Gatto ha fatto una prova super anche lui quest'oggi, ragazzo in crescita e quando hai un gatto così comunque che è sulle gambe, è tornato finalmente il gatto che si conosceva fino all'anno scorso al Südtirol. Questa Ancona può far male a chiunque, si è visto anche oggi dove hai battuto la capolista reggiana sotto di una rete a zero, quindi non era facile dopo 8 minuti del primo tempo già essere sotto, gol a freddo, bisogna dirlo, però la squadra ha reagito, è stata compatta, è stata unita per tutti i 90 minuti, quindi abbiamo sofferto, ma si soffre, tanto c'è poco da dire. Certe partite le vinci anche soffrendo, e questa è l'Ancona. Alla fine, dopo i 4 minuti, lunghissimi 4 minuti di recupero, l'urlo liberatorio di tutto il Del Conero è stato veramente qualcosa di bello. Ma visto che ho nominato il pubblico, lasciatemi dire che oggi c'erano 5.208 spettatori al Del Conero. Uno spettacolo veramente bello, non si vedevano, non so neanche se quell'anno contro la Recanatese che ci giocavamo la Serie C, c'era tutta questi spettatori, adesso non ricordo in preciso, ma penso che è da allora che non si vedeva un Del Conero così gremito con quasi 300 qualcosa i tifosi della Reggiana, ma uno spettacolo, saltavano tutti in tribuna, in curva, qualcosa di veramente fantastico. Non so, senza parole, perché è stato un pomeriggio bellissimo oggi al Del Conero, un'atmosfera incredibile. C'è solo da ringraziare questa società che sta lavorando bene, sta lavorando sodo sul futuro, sul presente e sul futuro di questa Ancona. Quindi io non mi voglio dilungare più di tanto.
Quindi chiudo qua questo post partita contro i Granata. Vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana per la sfida contro la Fermana in trasferta e godiamoci questo fine settimana grazie al 2-1 di questo pomeriggio e alla grande prestazione dell'Ancona, ma soprattutto di un Federico Melchiorri che sta trascinando questa Ancona sempre più in alto, sempre consolidando il quarto posto. Peccato che l'Entella abbia vinto, il Cesena pure, però ha vinto anche il Gubbio sotto di noi, quindi rimaniamo a più 5 dal quinto posto, però continuiamo a volare, continuiamo comunque a restare con i piedi per terra e a affrontare ogni partita come se fosse l'ultima. Io vi saluto, vi do un abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e forza ancora. Ciao a tutti!